Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Allora, oggi faremo delle ricette molto interessanti, golosissime e facilissime, come questi cantucci light che sono senza glutine, queste merendine light che sembrano le Kinder fette al latte e poi i miei due piatti unici, uno per il pranzo e uno per la cena. Iniziamo subito e partiamo dalla colazione. Come vi dicevo, faremo questi cantucci light, questi sono anche senza glutine, quindi perfetti per chi è intollerante. Vi occorrerà della farina di mandorle, del cacao amaro e un cucchiaino di lievito per dolce e un pizzico di sale. Questi ingredienti li andiamo a mettere all'interno di una ciotola dove ci aggiungiamo anche il dolcificante. Io sto utilizzando dello zucchero di canna, ma potete utilizzare anche la stevia o un altro dolcificante. Ci metto anche della scorza di arancia e della vaniglia. Vado ad aggiungerci anche le nocciole intere e infine, dopo aver mescolato bene il tutto, vado ad aggiungerci un uovo e vado a mescolare bene e a creare un panetto con le mani. Adesso cerchiamo di dare forma al nostro panetto, una forma allungata, la classica forma dei cantucci. Questa forma allungata poi andrà messa in forno a 160 gradi in forno ventilato per 25 minuti, dopodiché lo toglierete dal forno, lo lascerete un attimo raffreddare per 10 minuti, dopodiché potete tagliare i biscotti nella classica forma dei cantucci e riporli di nuovo in forno ancora in cottura 15 minuti 160 gradi, in modo tale da farli asciugare. Vi consiglio di provarli, sono buonissimi, sono perfetti per la colazione ma anche per una merenda. Passiamo al pranzo, piatto unico in cui faremo dei nuggets di pollo, l'hummus di ceci neri insieme a un contorno di verdure lesse. Allora iniziamo proprio dall'hummus, facilissimo da fare, basta cuocere i ceci, io utilizzo ceci cotti neri ma potete utilizzare anche i ceci normali, quelli cotti a vapore. Ci andiamo a mettere un goccio d'acqua, un po' di succo di limone e dei semi di sesamo che ho fatto tostare leggermente su una padella. Dopodiché mettiamo anche uno spicchio d'aglio, un po' di olio e se volete un pizzico di sale. Frullate il tutto e il vostro hummus è pronto, facilissimo da fare ed è veramente molto molto buono, buono da mangiare anche con dei crostini. Allora, per i nuggets, questi anche sono facili e sono light perché vi basta mettere all'interno di un mixer i pezzetti di pollo tagliati a fettine, un po' di sale, un po' di aglio in polvere se vi piace, altrimenti potete anche ometterlo. Frullate il tutto, dopodiché ci mettete all'interno un cucchiaino di latte e un cucchiaio di albume di uovo. Frullate ancora, dopodiché create delle polpettine. Le passate prima nell'albume e poi nel pangrattato. Io all'interno del pangrattato ci ho messo anche un po' di prezzemolo. E questi vanno in forno a 200 gradi per circa 20 minuti. E poi ovviamente controllate la doratura. Nel frattempo ho anche cotto in un po' di acqua le verdure, queste sono un mix di verdure congelate e il mio piatto è pronto. I nuggets sono davvero buonissimi e non hanno nulla da invidiare a quelli comprati e sono anche molto più light e sani. Ovviamente io non lo faccio quasi mai vedere, ma dopo pranzo mangio anche un po' di frutta per integrare un po' di quei carboidrati legati alla frutta e alla verdura. Allora, per quanto riguarda lo snack, oggi faremo queste merendine simili alle Kinder fette al latte. Allora, prima di tutto montate insieme l'albume insieme al dolcificante che avete scelto e nel frattempo in un'altra ciotolina mescolate la farina, il cacao insieme a un po' di latte
Dopodiché all'interno di questo mix andremo a mettere a poco a poco l'albume montato fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo, a cui poi andremo ad aggiungere anche un cucchiaino di lievito in polvere per farlo crescere. A questo punto, dopo aver aggiunto anche il lievito, possiamo mettere il composto di cacao all'interno degli albumi e mescolare dal basso verso l'alto per non farli smontare. Io utilizzerò una formina da plum cake nella quale ci ho messo della carta forno e potete anche utilizzare un altro stampino, non verrà molto alto, l'importante è che riuscite a ricavare comunque poi dei rettangoli piccoli per creare le vostre brioche. E questo va a 180 gradi per veramente pochissimi minuti. Credo di averci messo circa 10-15 minuti per la cottura, non voglio sbagliarmi, dipende anche molto dal forno e dallo stampino che utilizzate. Allora, lo lasciate raffreddare, dopodiché tagliate tutti i bordi irregolari e ricavate le vostre briochine. Quindi li tagliate a piccoli rettangoli e poi questi li tagliate a metà e li andremo a farcire con dello yogurt greco. Io ho utilizzato yogurt greco al cocco, nella quale ci ho messo anche un cucchiaino di dolcificante, in questo caso sciroppo di agave. Niente, l'ho messa al centro dei due strati di pan di Spagna e le mie merendine sono pronte. Le potete congelare, potete anche conservarle in frigo per un paio di giorni. Passiamo alla cena. Quest'oggi mangeremo una frisella integrale con pomodorini e basilico, di platessa cotti in padella e delle zucchine cotte in padella con un pochettino di basilico. Allora, utilizzerò una frisella a testa perché sono abbastanza grandi queste. Le vado a bagnare con un po' di acqua per farle ammorbidire, dopodiché le condisco con dei pomodorini che ho tagliato a pezzetti, che ho condito con un filo d'olio, un po' di sale e del basilico tritato. Non c'è nulla di più buono delle friselle con i pomodorini. Allora, nel frattempo, in una padella con un po' di olio ho fatto cuocere i miei filetti di platessa e in un'altra padella ancora invece ho cotto le zucchine con 2 cucchiai di olio d'oliva e zucchine tagliate a pezzettini. Poi le ho condite con un po' di sale, un po' di pepe e delle foglie di basilico e la mia cena è pronta. Allora ragazze, spero tanto che questo video come sempre vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto. Io vi saluto, vi aspetto nel prossimo video, vi aspetto anche su Instagram, mi trovate con il nome Le ricette di Jennifer. Un bacio e alla prossima, ciao!